Buon Natale e buone feste. L'ultima seduta dell'anno del Consiglio regionale è sempre dedicata alla manovra di bilancio nei suoi diversi atti che vengono tutti approvati. Ne parleremo, sentiremo soprattutto le opinioni dei consiglieri. Aumenta l'addizionale regionale IRPEF per la prima volta da qualche anno a questa parte, senza le risorse del payback. È una scelta dolorosa ma necessaria, dice il Partito Democratico, per mantenere tutti i servizi. Dure le opposizioni che chiedono trasparenza sui conti e una razionalizzazione delle spese, eliminando quelle superflue. Anche Italia Viva all'inizio dice no, poi esce dall'aula al momento del voto. Ma certo la manovra non si limita a questo e anche molto altro. Cercheremo di presentarvi, dalle parole del Presidente della Prima Commissione, le voci principali dei quattro atti discussi e approvati a maggioranza: il bilancio, la legge di stabilità e il suo collegato, la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza regionale. Le tensioni politiche che ci sono state sulla manovra non hanno tuttavia impedito che vi fosse un consenso generale, soprattutto sugli obiettivi, sulla legge per famiglie e imprese colpite dall'alluvione. Spiegheremo le misure adottate per incoraggiare la ripartenza dopo il disastro del 2 e 3 novembre in Toscana. Nei giorni scorsi sono stati proclamati vincitori del premio Innovazione Toscana Amerigo Vespucci. Sono aziende del nostro territorio, giovani, dinamiche, proiettate nel futuro. È andato invece a 6 inviati di guerra toscani il titolo di comunicatori dell'anno. Il presidente Mazzeo, nell'iniziativa promossa dal CORE come il Comitato per le Comunicazioni, li ha definiti giornalisti di pace. C'è una grande novità quest'anno perché aumentano le tasse. L'invarianza fiscale che ha caratterizzato la nostra regione negli ultimi anni salta. C'è un addizionale IRPEF per i redditi superiori a 28.000 euro. Colpa del mancato pagamento del payback, dice la maggioranza. Anche di risparmi non effettuati o non effettuati bene, dicono le opposizioni. Ne parleremo e naturalmente questo è l'argomento principale della nostra trasmissione. E dunque la Toscana, secondo una legge dello Stato varata durante il governo Renzi, dovrebbe riavere indietro circa 400 milioni di payback, di rimborso, dalle aziende che producono dispositivi medici. La norma in realtà esisteva già per i farmaci, per esempio garze, siringhe, tamponi, stent, pacemaker, apparecchi diagnostici, cateteri, pannolini e altro ancora. Perché devono fare questo rimborso? Perché hanno avuto commesse extra dalla regione e quella legge appunto stabilisce che va restituita la metà del loro valore. Ma ci sono stati molti ricorsi e c'è una situazione sostanzialmente di stallo. L'anno scorso il governo autorizzò la contabilizzazione in ogni caso dei fondi dovuti per le prime annualità. Stavolta no, si attende il giudizio della Consulta. Risultato? Il presidente della Giunta Giani presenta un maxi emendamento che dispone un aumento dell'addizionale IRPEF per i redditi annui sopra i 28.000 euro lordi. A differenza dell'anno scorso, di quello che accade col governo Draghi, non ha riconosciuto i cosiddetti payback, cioè il surplus per l'acquisto di dispositivi medici. L'anno scorso furono 420 milioni che arrivarono attraverso un decreto ministeriale che quest'anno, ormai a 10 giorni dalla fine dell'anno, non c'è stato, eppure avremmo avuto una cifra di questo genere come credito della Regione Toscana. Non essendoci questo, siamo stati costretti a ricorrere a una sorta di una tantum con quello che è un addizionale IRPEF. Del resto noi eravamo fra i più bassi dell'IRPEF e conseguentemente 200 milioni che saranno destinati, 190 a quello che è la copertura delle spese del sistema sanitario pubblico della Toscana e 10 milioni a quello che è l'innalzamento alzarsi del contributo alle famiglie che hanno vissuto danni dall'alluvione. Il Partito Democratico, in piena sintonia con Giani, spiega che non ci sono alternative a meno di non diminuire i servizi. Quali servizi? Il capogruppo fa degli esempi: le cure odontoiatriche pubbliche, lo screening neonatale, il codice rosa, l'esenzione del ticket per i disoccupati. Poteva essere quella di mettere il ticket sulle ricette, quello di aumentare i medicinali. Sarebbe stata una tassa indiretta nei confronti di chi ha bisogno di curarsi perché ha meno salute. Potremmo rinviare questa decisione, come ha detto qualcuno, e fare la battaglia perché il governo ce la riconosca, ma se poi il governo non la riconosce, passata la fine dell'anno, noi saremmo costretti ad andare in piano di rientro e quindi
automaticamente le aliquote dell'IRPEF andrebbero al massimo, non soltanto per le fasce più alte come abbiamo previsto noi, cioè non prevedendo nessun aumento per chi fa una dichiarazione dei redditi da 0 a 28.000 euro, ma sarebbero aumentate per tutti. In più aumenterebbe l'IRAP a carico delle aziende, quindi questo noi non ce lo possiamo permettere. E allora noi diciamo che questo è un passaggio obbligato per difendere la sanità pubblica, la sanità che deve curare tutti i cittadini indipendentemente dal loro avere, e se veramente il governo vuole dare una mano perché questa non si configuri come una tassa indotta dal governo nei confronti dei toscani, ci riconosca il PEBEC, oppure è meglio, rispondendo a tutte le regioni, accetti la nostra proposta di legge, quella che abbiamo inviato al Parlamento alcune settimane fa, di portare il finanziamento per il fondo nazionale a sostegno della sanità pubblica almeno al 7,5% del prodotto interno lordo. La vicenda per alcuni giorni diventa molto politica, l'abbiamo raccontata in tempo reale nei nostri telegiornali. Il capogruppo di Italia Viva chiede un rinvio del voto e il ritiro del maxiemendamento. Il confronto resta aperto, ma è certamente duro con gli alleati di maggioranza. Fermiamoci, ritiriamo questo atto, mettiamoci a sedere e poi lavoriamo insieme per come trovare queste risorse. Io sono convinto che si possa riscuotere un credito nei prossimi 4 mesi. È quello che abbiamo come Toscana nei confronti delle case farmaceutiche. Il governo Meloni non sta assumendosi la propria responsabilità, non sta garantendo quel credito, però è ingiusto il fatto che un medico che sotto la pandemia era un eroe, le case farmaceutiche in quel momento si arricchivano, le persone morivano e oggi a quel medico che tu vai a chiedere 1.200 euro in più all'anno, in media, qualcuno anche di più, perché già ne pagano 1.600, perché vi raccontano quelli che sono gli aumenti, ma non vi dicono quanto già si paga, saremmo la regione d'Italia che paga il massimo di addizionale IRPEF e in questi casi viene raddoppiata. L'emendamento però non viene ritirato e al momento del voto qualcosa cambia. I consiglieri di Italia Viva, Scaramelli e Sguanci, non dicono no ma escono dall'aula. Non è uno strappo dunque che determina la crisi, dice Scaramelli subito dopo. Io non ritengo che la maggioranza sia stata mai messa a rischio, forse era la centrodestra che pensava che qui ci fosse una crisi di maggioranza. C'era una divergenza di punti di vista, una questione oggettiva che noi abbiamo, insieme al collega Sguanci, rimarcato dal primo giorno di questa discussione. Noi siamo contrari all'aumento delle tasse e abbiamo confermato questa nostra contrarietà non partecipando alla votazione che implica, diciamo, una tassazione molto forte nei confronti dei cittadini toscani. Le opposizioni sono critiche fin dal primo momento della discussione, contestano aspramente tempi e modi del confronto in aula. Ancora più duri sono i commenti al momento della sospensione dei lavori. Il nodo chiaramente resta quello dell'aumento dell'IRPEF regionale, su cui non c'è nessuna apertura né disponibilità. Lo sentiamo già dalle prime parole dei capigruppo di Lega e Fratelli d'Italia. Non era assolutamente il momento di aumentare le tasse ai cittadini toscani dopo tutto il periodo pandemico, poi crisi energetica e soprattutto l'alluvione che ancora oggi stiamo attraversando in Toscana. Si vuol far passare il messaggio che si tassano soltanto i redditi sopra 28.000 euro. In verità i redditi sopra 28.000 euro lordi sono tantissimi in Toscana e soprattutto pensate a quelle famiglie monoreddito, magari con uno, due, tre figli a carico, dove una differenza di importo 3, 4, 500 euro alla fine dell'anno sono una quantità corposa di soldi che avrebbero sicuramente destinato ad altro. Noi non siamo d'accordo sull'aumento delle tasse, il presidente Gianni aveva già aumentato il bollo auto nel 2022 dicendoci che cosa? Che c'era un problema in sanità. Quindi i problemi in sanità erano conosciuti da tempo, si poteva valutare appunto altre strade come quella che noi sosteniamo da tempo, il problema sanitario. La governance non funziona, la sanità in Toscana non funziona, perché vedete si fa passare il messaggio che non si vogliono tagliare servizi, non si vuole tagliare il sistema sanitario, ma il sistema sanitario toscano è al
al collasso, le liste d'attesa sono sempre più lunghe, non si sono verificate nuove assunzioni, se non quella degli amministrativi di un certo tipo, non si parla di nuovi medici, non si parla di nuovi infermieri. Era per fortuna tanto tempo, erano anni che non vedevamo più la politica utilizzare il metodo se ho un debito per colpa mia me lo faccio pagare con le tasse dai cittadini. Era roba che apparteneva a un'altra epoca politica, quindi speravamo fino all'ultimo di vedere un presidente Gianni che per raccimolare quei 200 milioni di euro che la sanità toscana perde, non quest'anno, attenzione, perché ho sentito qualcuno parlare di deficit di 200 milioni quest'anno, è un deficit strutturale, tant'è che l'aumento delle tasse che ha previsto Eugenio Gianni per sanare questo buco non è un aumento delle tasse per un anno, è un aumento delle tasse che sarà da quest'anno in avanti. Quindi purtroppo speravamo di vedere altro, speravamo di vedere un governatore che per fare fronte a questi 200 milioni mancanti si fosse inventato un piano di riorganizzazione, di razionalizzazione, di revisione delle spese della sanità. Ha fatto la cosa più semplice, passatemi il termine, ma anche più vecchia che la politica ci aveva abituato negli anni addietro. Cioè, mancano 200 milioni, ce li danno i cittadini della Toscana. E dal prossimo anno chiunque in Toscana lavori, qualsiasi cittadino toscano abbia un lavoro, dovrà pagare chi qualche centinaia di euro, chi qualche migliaia di euro di tasse in più alla regione per risanare il buco della sanità. Ci sono momenti di tensione in aula, c'è anche uno striscione esposto dai banchi della Lega. Il capogruppo di Forza Italia si rivolge così al presidente Gianni e al suo partito. Ce ne siamo accorti solo una settimana fa, ce ne siamo accorti 24 ore fa che era necessario fare 200 milioni di euro di aumento delle tasse. Cioè, l'assessorato in quale direzione ha lavorato in questi mesi? Chi se ne è accorto? Quali sono le politiche attive che sono state messe in campo di razionalizzazione, di contenimento delle spese? Anche eventualmente di un'analisi oggettiva di bilancio in quest'Aula, venendoci a dire la prospettiva che ci siamo dati è questa, le risorse che mancano sono queste. Non condivide l'aumento dell'IRPEF neppure il Movimento 5 Stelle, la consigliera Noferi lo dice chiaramente. Noi siamo contrarissimi all'aumento delle tasse, soprattutto in questa misura, perché vanno a toccare il ceto medio che è in un momento particolare di difficoltà tra l'inflazione e l'insicurezza generale dovuta anche alla situazione geopolitica che non fa certo venir voglia né di investire né di aver fiducia sul futuro, quindi questo pagamento extra di tasse sicuramente a nostro avviso non può certo portare a una maggiore fiducia nel futuro e quindi si ripercuote su tutto lo sviluppo economico della regione. Fermo restando che non possono certo essere i cittadini a far le spese di una cattiva amministrazione della regione. La manovra nella sua interezza è stata approvata dunque con i soli voti del PD. L'ultima votazione c'è stata nella tarda serata, praticamente la notte fonda, di giovedì. Gli strascichi politici della vicenda, che certo non rimane senza conseguenze, continueremo a seguirli nei nostri telegiornali, naturalmente anche in questi giorni di festa. Ma cosa c'è ancora nel bilancio? Lo aveva spiegato il presidente della prima commissione in apertura dei lavori, illustrando anche le cifre complessive, quasi 12 miliardi di euro. Larga parte è costituito dal fondo sanitario, come di consueto, che supera i 7 miliardi e mezzo, che ha avuto da una parte un incremento in termini di risorse libere, ma che dall'altra parte ha visto una riduzione sul punto delle risorse vincolate, tant'è che il saldo delle risorse per la sanità in questo caso prevede un incremento di circa 34 milioni di euro. Da registrare però la contrazione dei trasferimenti da parte dello Stato delle risorse collegate all'articolo 20 della legge dell'88 dedicata all'edilizia sanitaria. Ci sono quindi una serie di misure di carattere generale che vengono adottate con questo bilancio e che vedono alcuni settori avere incrementi di risorse e altri invece subire delle contrazioni. Oltre alla sanità, che aumenta di circa 34 milioni le risorse a disposizione,
Abbiamo anche settori come le politiche del lavoro, le politiche sociali, che vedono un incremento di risorse rispettivamente di 55 e di 80 milioni. Anche il settore dei trasporti ha un incremento di quasi 40 milioni di euro, così come si registra un incremento di 23 milioni di euro per il settore delle politiche agricole. Il dibattito che segue certo è stato molto condizionato dalle polemiche per l'aumento della leva fiscale, che nella bozza originaria non era previsto. La decisione di presentare il maxi emendamento Gianni l'ha presa dopo che da Roma, dal governo, non ha avuto l'ok a iscrivere a bilancio le entrate previste dal payback. Questo purtroppo oggi arriva sui banchi del Consiglio regionale l'aumento dell'IRPEF, che andrà a toccare senza progressività e in maniera completamente fuori misura rispetto anche a quello che fanno le altre regioni italiane. Si vuol dare responsabilità al governo, ma questa problematica noi la sappiamo anche in riferimento a quello che poi è il tema del payback, che poi è un tema anche molto complesso. In realtà di questa situazione si sa, in Regione ne abbiamo discusso già anche lo scorso anno, quindi si è arrivati alla fine, ma quello che fondamentalmente va fatto è rivedere il sistema sanitario regionale, partendo dalla riformulazione di quel piano del 2015 che ha centrato un potere amministrativo che invece deve essere riportato sui territori, perché questo ha causato soltanto peggioramento dei servizi e aumento dei costi. Analizzeremo tutte le voci principali del bilancio in maniera più approfondita venerdì 29 dicembre nella nostra ultima puntata dell'anno. Il Consiglio regionale però ha votato un'altra legge molto importante e soprattutto attesa, quella che stanzia ulteriori risorse per famiglie e imprese colpite dall'alluvione, e su questo c'è stata unanimità. In sostanza andiamo a stanziare 27 milioni, di cui 12 alle imprese e 15 alle famiglie. I soldi alle imprese sono stati suddivisi in una parte che andrà ad abbattere i costi di interesse sui finanziamenti e l'altra parte destinata all'acquisto di beni danneggiati e anche per esempio alle aree al suolo pubblico dove per esempio si svolgono mercati, coloro che non hanno potuto partecipare perché alluvionati. Quindi ci sono tutta una serie di aiuti alle piccole e medie imprese extra agricole, facendo riferimento alla legge 71 della Regione Toscana. È una cosa piccola, ma allo stesso tempo è grande, perché dà un messaggio di solidarietà e di vicinanza, il primo gesto concreto che la Regione dà alle piccole e medie imprese. Insieme a questo ci sono i 15 milioni alle famiglie. Con un emendamento abbiamo innalzato la soglia e la quota da dare alle famiglie, perché abbiamo ritenuto che in molti casi, se c'erano auto danneggiate, cucine, come spesso accade, fossero davvero poche le risorse per poter ricostruire o ricomprare qualcosa. Io segnalo una grande collaborazione, è, come ripeto, una piccola cosa, ma il mio ringraziamento va alla Giunta, a tutti gli operatori della Protezione Civile, a tutti i volontari, perché in questa prima fase siamo riusciti a mettere insieme una cifra che in qualche modo dia un segnale di vicinanza. Ovviamente questo nell'attesa che fondi veri, che si stima 2 miliardi e 100 oltre di danni, arrivino anche dal governo, che dovrebbe fare la sua parte, così come noi nel nostro bilancio abbiamo fatto la nostra. È un primo passo. Tutto quello che viene fatto a favore di cittadini ed imprese della Toscana non ci può che trovare d'accordo. Sicuramente abbiamo dei dubbi su alcuni punti e soprattutto abbiamo la notizia che dal governo nazionale sono stati stanziati altri 50 milioni per quanto riguarda appunto l'alluvione, e quindi un ulteriore passo di condivisione su quello che è un tema che sta a cuore a tutti, però ancora tanto c'è da fare tutti insieme. E io, come ho sempre detto su quel tema lì, a me non sono mai piaciute le divisioni, non sono mai piaciute le prese di posizione esclusivamente perché uno appartiene a un partito o ad un altro. Noi dobbiamo dare una risposta a tutti insieme, una risposta di squadra su un tema che credo e spero stia a cuore a tutti. Perché vedete, ieri abbiamo saputo che soltanto 2.600 sono le famiglie su 30.000 colpite che hanno oggi richiesto un rimborso alla Regione Toscana. Questo ci deve far riflettere, perché tante di loro non è che hanno scelto di non presentare una richiesta appunto di rimborso perché non hanno voglia o perché non hanno il tempo, ma perché non credono più nella pubblica amministrazione, nella politica, pensando che tanto quel foglio compilato sia un foglio vuoto
fine a se stesso e che mai riceveranno un contributo o un ristoro da parte della Toscana. Questo è un messaggio che non deve passare. Il Consiglio regionale ha premiato le aziende vincitrici del premio Innovazione Toscana 2023 Amerigo Vespucci, organizzato insieme a Confindustria e Digital Innovation Hub Toscana. Sono state 9 le aziende premiate, questa è una foto di gruppo. C'è da dire che il premio si inserisce perfettamente nell'ambito del percorso di Toscana 2050 intrapreso dal Consiglio regionale su spinta dell'ufficio di presidenza. Ne parleremo meglio venerdì prossimo. Così come ascolteremo qualche commento sul premio per i comunicatori dell'anno in un periodo di nuovi, devastanti conflitti internazionali, il riconoscimento è andato a 6 inviati di guerra toscani, definiti in maniera efficace qui giornalisti di pace, che sono Alfredo Bosco, Lucia Goracci, Gianmarco Sicuro, Gabriella Simoni, Elena Testi, Fabio Tonacci. Sarà davvero molto interessante ascoltare alcuni di loro con le loro difficoltà, le paure, la voglia di raccontare ogni aspetto di tutte le guerre. L'iniziativa era promossa dal Corecom. È anche il momento di fare il punto di quello che è accaduto nell'anno che sta finendo e di preannunciare qualche novità per il 2024. È l'argomento dell'incontro che c'è stato prima ancora di questa seduta dedicata al bilancio con i giornalisti da parte del Presidente del Consiglio regionale e di quello della Giunta. È stato un anno complesso per tutti noi, è stato davvero il primo anno post pandemia, è stato un anno che purtroppo non ha visto terminare la guerra in Ucraina, che ha segnato l'inizio del conflitto israelo-palestinese. Tutto questo impatta, perché a volte sembra lontano da noi sulla vita di ogni giorno. Oggi siamo qui per fare gli auguri a tutte le istituzioni, fare gli auguri alle cittadine e ai cittadini della Toscana, auguri di un sereno Natale da vivere con le famiglie, ma soprattutto che ci sia un buon inizio del prossimo anno, che sia un anno di ripresa anche dal punto di vista lavorativo, perché poi alla fine la dignità del lavoro è quello che deve essere al centro, deve essere la stella polare del nostro impegno. Ci proviamo, non sempre siamo all'altezza di tutto questo, ma le cittadine e i cittadini della Toscana, dico che insomma l'anno nuovo che arriverà con le risorse che l'Europa ha messo a disposizione sarà un anno di vera ripartenza per la Toscana. E anche da qui, da Firenze, da Palazzo del Pegaso, la sede del Consiglio regionale, da parte mia e di Ignazio Cardillo, che è dall'altra parte della telecamera, augurio davvero di buon Natale, di buone feste a tutti gli spettatori di Regionando, che torna comunque venerdì prossimo per l'ultima puntata dell'anno. Prima mercoledì ci sarà la puntata speciale dedicata a un anno, una sintesi dell'anno del Consiglio regionale, la seconda parte dall'estate ad oggi, e naturalmente ci saranno anche alcuni argomenti di questa trasmissione, quindi doppio appuntamento la prossima settimana. Quello di venerdì, come al solito, dopo il telegiornale della sera, ancor prima, quello di mercoledì alle 20.05, prima del telegiornale, per concludere il nostro bilancio del 2023 del Parlamentino della Toscana. Buone feste!